Sono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Nuovo appuntamento con la nostra ministriscia quotidiana, quella che vi tiene compagnia tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, Punto Biancorosso, in attesa del match che in questo caso arriverà nella giornata di sabato, quindi domani. E allora do subito il bentornato sulla nostra postazione a Ferdinando Vicini. Ciao Nando. Ciao, buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Vigilia di Spal Ancona, Ancona che gioca di nuovo di sabato dopo la vittoria di sabato scorso contro l'Are Canatese. Ancona è chiamata a cambiare marcia anche in trasferta. In casa, gestione Colavitto, 5 partite finora, 3 in casa e 2 fuori, 3 partite casalinghe, 3 vittorie con Arezzo, Perugia e Recanatese, quindi l'unplane di Colavitto nelle partite al Del Conero, 9 punti. Invece un solo punto in 2 trasferte, il pareggio con la Fermana, poi la sconfitta in casa della capolista Torres. Quindi la speranza è che domani possa anche arrivare magari risultato pieno o comunque un risultato positivo in casa della SPAL. Stefano, andiamo a vedere i risultati di domenica scorsa e poi guardiamo la classifica. Ok, andiamo allora a vedere i risultati per quello che riguarda la 14ª giornata, mentre già siamo proiettati su quella successiva, praticamente la prima di ritorno, perché oggi è uscito il calendario solo per la prima giornata di ritorno. Quella della Befana. Esatto, che ce la fa a godere in pace in casa, perché l'Ancona scenderà in campo domenica 7 gennaio alle 16:15 al Del Conero, quando ospiterà la Virtus Entella. Quindi la prima notizia che è fresca di giornata è questa: domenica 7 gennaio ore 16:15 la partita della prima giornata di ritorno tra Ancona e Virtus Entella. Segnatelo, è iniziata e quindi si giocherà di domenica. È già domenica, è il primo tagliando. Alle 4. Dopo aver mangiato tranquillamente, quindi, senza... Siamo sotto le feste, quindi la Befana, si è aperta la calza, tutto quanto, e quindi c'è tempo tranquillamente per arrivare allo stadio del Conero. Allora, ci siamo, fra poco poi dovremmo avere anche il numero dei tagliandi venduti per quello che riguarda questa trasferta di Ferrara. Sapevo, insomma, dopo adesso fra poco andrò a informarmi, mentre saremo in trasmissione, che le prenotazioni di Pullman non è andato benissimo, quindi ci sono ancora degli spazi vuoti. Il Pullman però è stato deciso di farlo in ogni caso, e quindi se decidete all'ultimo momento, ancora avete mezz'ora di raggiungere Ferrara, avete anche la possibilità di chiamare i Club Uniti Biancorossi o noi Biancorosse per prenotare un posto in Pullman e andare su tutti assieme. Insomma, avete delle chance non di poco conto. E pensare che sono tanti i tifosi che si muoveranno per andare a Pescara, sì. Perché a Ferrara. Perché già oggi, stamattina, erano più di 700 i biglietti venduti. Io sono andato personalmente per altri motivi da Computer New File, e mi ha dato Fabrizio, mi ha dato questo dato, e mi ha anche promesso che in chiusura alle 7 ci avrebbe aggiornato circa il numero dei tifosi biancorossi che domani si muoveranno alla volta di Ferrara. Tra l'altro ho incontrato, c'era gente che doveva comprare il biglietto, e devo dire che un paio di ragazzi mi hanno confermato che si sarebbero mossi in 2-3 macchine insieme, tipo mini carovana, perché andavano ad incontrare amici di Ferrara con cui avrebbero trascorso insieme la giornata. Eh sì, anche in Cuba con noi Biancorossi hanno organizzato questo pranzo con le tifoserie, insomma, e al di là di tutto c'è questo gemellaggio che verrà rispettato pre e post sì, partita, durante la partita no, ovviamente. Ricordiamo che l'ultima volta che l'Ancona ha giocato al Mazza a Ferrara era
i primi di dicembre del 2015, quindi sono esattamente 8 anni, ci fu una bellissima festa, no? Anche nello stadio con cori, è stato rinverdito, insomma, questo gemellaggio che tuttora continua e che sarà celebrato anche domani. Allora, risultati parziali per quello che riguarda la 14ª giornata, perché ricordiamo che ben 3 partite sono state posticipate. Allora, era la 14ª giornata, aveva visto il Pineto e il Perugia che avevano pareggiato 1-1, l'Ancona che aveva trionfato al Del Conero 2-0 sulla Recanatese. Nel giorno successivo, sabato 19, i risultati hanno visto la Fermana battuta in casa dall'Arezzo 3-2, Carrarese che ha battuto la SPAL 1-0, Cesena che ha battuto la Lucchese 3-0, il Gubbio che ha battuto il Sestri Levante 5-2, Vispesaro che è stata battuta in casa dalla Torres 2-1, mentre non si sono disputate Pontedera Pescara, rimandata al prossimo 5 dicembre, Olbia Rimini 6 dicembre e infine Virtus Entella, la prima nostra giornata al girone di ritorno, Virtus Entella Juventus Next Generation, che verrà recuperata addirittura il 19 dicembre. Questa è la situazione per la 14ª giornata, ma noi siamo già proiettati alla 15ª e quindi alla giornata che si disputerà per noi nella fatidica trasferta di domani a Ferrara, di cui ne parliamo tantissimo. 2 le partite che verranno disputate alle 16:15 in contemporanea, Lucchese Vispesaro e SPAL Ancona, insomma queste è quanto. Poi ci sarà da dire, lo diremo alla fine, a volte ritornano come i gufi, quelli che si attaccano sulle spalle, no? A volte ritorno e ovviamente stiamo parlando dell'arbitro che andremo poi a vedere. Beh, nell'ultima parte hai fatto un parallelismo fra il gufo e l'arbitro, insomma. Tra l'altro adesso non sono neanche più sempre vestiti di nero gli arbitri, spesso sono con tonalità diverse, c'è il giallo, c'è il verde, per fortuna, perché era una cosa. Comunque, le partite che ci saranno domani, come detto, Lucchese Vispesaro e SPAL Ancona, poi alle 18:30 invece la Juventus Next Generation ospiterà l'Arezzo, il Perugia la Carrarese, alle 20:45 Pescara Cesena, Pontedera Virtus Entella e Rimini Fermana. Domenica 2 le partite in programma, alle 12:30, questa ci manca, questo orario, 12:30 Sestri Levante Olbia lunch match, e alle 14 Torres Gubbio. Si chiude con il posticipo del lunedì alle 20:45 Recanatese Pineto. Bella partita anche questa, le due formazioni che sono le rivelazioni del campionato, no? Perché squadre partite con nei pronostici per salvarsi, almeno per la stragrande maggioranza dei pronostici, noi l'avevamo azzardata la previsione di Recanatese da quartieri alti. E ci fanno notare, insomma, che adesso lo andiamo a vedere che cosa pubblica nel proprio sito la SPAL riferita ai tifosi che giungono da Ancona, che è Francesco che dice l'organizzazione spallina, si vede che hanno fatto le categorie superiori. Adesso andiamo a vedere, lo vado a vedere. Però intanto ancora i vostri pensieri alla 334 35 20 488, il buonasera che giunge da Fabio Florio. Ciao Fabio. Noi lo salutiamo, poi vediamo, poi andiamo anche con la Gianni, e questo dovrebbe essere Gianni Red. Per non giocare in notturna d'inverno abbiamo dovuto aspettare gennaio, la prima di ritorno, se prima di tale data non saremo morti dal freddo. Ok, può essere. Franco che dice invece finirà in un pareggio, un punto per uno, gli amici vanno aiutati nel momento del bisogno. Non lo so, Franco, non ci giurerei però, perché la SPAL ha bisogno di punti proprio perché è in una posizione non bella. Poi ho visto, gironzolando sulle news, ho visto che ci sono movimenti in panchina ancora attorno nel campionato di Serie C. Sì, ho visto un po' di scosse. Ma intanto ad Alessandria è arrivato addirittura l'ex sindaco di Amatrice, il famoso Pirozzi, no? Che è stato chiamato. Che da dove arrivava? Perché era allenato un'altra squadra poco prima. No, lui ha allenato alla Viterbese anche, in C2, poi aveva allenato anche
in Rieti, non so adesso qual era l'ultima squadra che aveva allenato l'anno scorso, adesso era fermo e insomma noto per insomma il essere stato il sindaco del il sindaco di Amatrice durante in occasione del terremoto. Allora, qua abbiamo Massimiliano, è bello poter girare con una sciarpa al collo biancorossa in una città diversa da Ancona. Rispetto all'amicizia sono beni preziosissimi da salvaguardare. Benissimo. Buona serata Doris da Leonardo, Brocanelli, Raffaele De Angelis, buonasera a tutti. Mieta, ciao Mieta! Che se no tuo fratello non ti saluta. Un salutone da Terracina. Vedo che fa freddo lì. No, è Nando. Non fa freddo. È Nando che c'ha l'età ormai. Quindi bisogna che si protegge. C'è chi c'è il fisico. Bestiale. Salve Ferdinando. Ok, questa è tanta roba interna. Un saluto. Va bene così. Da Veroli. Alessandro Santoni. Saluto da Veroli. Sì, da Veroli. Da Veroli. Chiedo scusa la pronuncia, ma io non ci vedo da qui alla giù. Vedi il Lazio come si sente. Terracina, Veroli. Qui le diotrie si abbassano. Grazie Alessandro. Che faccio spostare al tecnico il monitor, troppo distante. Antonio Caputi, speriamo di riuscire a vincere anche in trasferta, sarebbe pure ora. Ormai abbiamo la colonia anconetana nel Lazio. Biancorossa però, attenzione. Sì, biancorossa. Mi raccomando. Enrico Guglielmino, buonasera. Dorici, ci scrive anche lui. Insomma, vi state sciogliendo e questo ci fa sicuramente piacere. Intanto qui vedo che sta passando. Ecco, Atletico Ascoli. Sì, adesso vedi che sì, Atletico Ascoli. Io non volevo pronunciarmi prima del momento esatto, giusto. Però mi ricordavo che era un'altra squadra particolare da cui proveniva ultimamente. News Spalancone. Beh, un bel salto però dalla Serie D di Atletico Ascoli alla C dell'Alessandria, insomma, con tutto il rispetto per Atletico Ascoli, però insomma Alessandria è una piazza che ha una sua blasone importante, fatto la Serie A, e ricordiamo poi che è un, come dire, un incrocio strano, perché l'anno scorso sulla panchina dell'Alessandria c'era Maurizio Lauro, che quest'anno allena la San Benedettese, quindi andate e ritorno quasi San Benedettese Atletico Ascoli, insomma siamo là. Spalca ha fatto fuori il direttore sportivo. Non ha fatto fuori, allora l'avremmo detto, c'è la risoluzione consensuale di ieri del direttore sportivo Emanuele Righi, che ha lasciato la SPAL per assumere il ruolo di responsabile tecnico della Nocerina che attualmente milita in Serie D. Però insomma anche questo è un po' un sintomo del malessere che pervade la SPAL a tutti i livelli. Non trova pace, insomma. Sì, ricordiamo che la SPAL ha già esonerato praticamente una settimana prima dell'esonero di Donadel, era stata la volta di Mimmo Di Carlo, a proposito di laziali di Ciociari, Mimmo Di Carlo Cassinate, tecnico della SPAL, esonerato ad ottobre prima di Donadel, una settimana prima di Donadel, e sostituito da mister Leonardo Colucci. Leonardo Colucci che è anche amico di Gianluca Colavitto, come poi oggi in conferenza stampa Colavitto ha anche confermato. E ricordato. Allora, dato che qui stavo guardando, il Pirozzi è stato esonerato all'Atletico Ascoli una decina di giorni fa, perché perdevano quasi sempre. Beh, forse di più di una decina di giorni. Allora, poi Gianluca ci manda l'archivio storico, lo andremo a recuperare tra poco, l'archivio storico, tranquillo, vediamo allora se da qua ci riesco, sotto biglietti era, posta non la trovavo questa indicazione che ci fa il nostro amico, vediamo se da qua riesco a aprirla, poi ce ne andiamo in pubblicità. Sempre 334 35 20 488 per voi. Ce l'ha con te. Vabbè. Ce l'ha con te tua sorella. Presentabile, allora, lo sono sempre. Ecco, colpito nell'orgoglio. Mietta, dopo me lo fai arrabbiare. Allora, va bene, intanto qui vedo che sta aprendo, ci mette un po'. Anzi, proprio ci ha chiuso tutto, quindi non va bene. Ci ha incasinato il nostro WhatsApp. No, non ci doveva fare questo. Allora, intanto direi che Stefano, siccome siamo arrivati al 18:49, io direi di andare a consumare il primo passaggio pubblicitario, perché poi abbiamo il primo ospite che dobbiamo chiamarlo, perché dopo ha un impegno veloce. E noi ci andiamo subito in pubblicità, state con noi. Punto Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 2412 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso. Ci siamo, ci siamo, sì. Ci siamo. Siamo in un... Allora... Luca. Credo che abbiamo raggiunto il nostro primo ospite. Il primo ospite che è Luca Cognigni. Un gradito ritorno sulle frequenze di Radio Tua. Grazie Luca di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Luca, che è, lo ricordiamo, ormai anconetano d'adozione perché vive qui ad Ancona con la famiglia, e che tuttora gioca ed è gioca bene, perché lo fa bene, perché è a Giulianova, e Luca è il capocannoniere del campionato di eccellenza con 10 reti più credo 2 o 3 reti in Coppa Italia. Luca? Sì, 3 reti in Coppa Italia. Coppa Italia, dove con il Giulianova siete arrivati a un passo dalla semifinale. No, abbiamo la semifinale di ritorno mercoledì prossimo. Quindi abbiamo vinto 1-0. A un passo dalla finale, diciamo. Sì. E in campionato siete secondi? Sì, siamo secondi dietro al Teramo. Quindi Luca, che ad Ancona ha lasciato ricordi molto positivi. Io ogni tanto incontro tifosi che mi chiedono di te. E come di altri tuoi colleghi, insomma, che qui hanno lasciato una traccia. Luca, tu sei stato l'ultimo giocatore dell'Ancona ad aver segnato al Mazza di Ferrara. Era il 6 dicembre del 2015, esattamente 8 anni, mancano pochi giorni a 8 anni, 8 anni da quella partita, e quella fu una partita molto sofferta, credo che te la ricordi, perché fu espulso Lollo Paoli e giocaste in 10, sì. A lungo. Sì, diciamo che quella è stata, diciamo, l'ultima annata positiva per quanto riguarda ad Ancona nel mio percorso. Quell'annata la ricordo davvero con grande piacere. Sì, a Ferrara facemmo una gran partita perché loro erano uno squadrone che poi vinsero il campionato. Erano già avanti quel giorno, sì, e poi hanno vinto il campionato alla grande. Sì. Sì, rimanemmo in 10 dopo 8 minuti, credo, con un fallo di Lollo Paoli, diciamo un'espulsione anche abbastanza severa dopo 8 minuti, e prendemmo gol sul rigore sempre poco dopo, quindi 1-0 sembrava una partita che si indirizzasse. Gol di Cellini sul rigore. Sì, esatto. Che Lori quasi toccò. Sì, che poi io entrai dopo perché venivo da infortunio. Avevo rotto la mandibola con una gomitata qualche giornata prima, il derby con la Maceratese. Luca, permettimelo, tu non ti sei fatto mancare niente,
cioè caviglia, tibia, Ginocchio, ginocchio, svariate. che non so cosa, mandibola, affermo il braccio, no? Il gomito, Il sì. gomito, insomma, quindi non ti sei fatto mancare Siamo niente. fatti mancare mai niente, sì. E quindi poi sì, arrivò al 91esimo, praticamente 91esimo, 92esimo, 92esimo, rimpallo, sì, un 92esimo. rimpallo con il difensore, rinvio di Lori, un rimpallo col difensore, e praticamente andai in porta da 30-40 metri e poi feci gol. Sì, mi ricordo una lunga cavalcata. Sì, è stata, una bella, bella soddisfazione per come è arrivato, poi comunque un punto importante in quel campo, poi una partita anche sentita, nel senso che Ma c'è ti ricordi quanta anche gente c'era? Mellaggio, Sì. sì, anche Mellaggio, erano parecchi anni che non si giocava ancora a spalle, quindi sì, bella cornice di C'era pubblico. tutto il settore ospiti strapieno di tifosi biancorossi, c'era tanta gente, anche tifosi spallini, perché la Spalla era prima in classifica e si avviava a dominare quel campionato. Fu una giornata molto, molto Bella, sì, bella, anche proprio sugli spalti, l'atmosfera che c'era. E questo tuo gol alla fine la colorò, insomma, per i colori biancorossi. Fu l'apoteosi. Ricordo anche che tu, quando tu sei entrato, credo verso il 20° del secondo tempo, forse al posto di Pedrelli, se non mi ricordo male, perché comunque sì. 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 Voleva Cornacchini, portare a casa il risultato. sì, esatto, voleva portare a casa il risultato. Anche in 10 ci sperava, e poi di fatto è successo, no? Ricordiamo Sì, che, facemmo una mezza impresa, sì, perché comunque beh, loro io. erano una squadra forte, c'è poi giocatori che poi praticamente l'ossatura di quella squadra lì l'anno dopo vinse anche la B, Eh sì, quindi esattamente, c'era esattamente. Lazzari della Lazio, Sì. C'era c'era Di Guinzio, c'era Mora che ancora gioca. Castagnetti a centrocampo, Sì, poi Zigoni dopo. davanti, mi ricordo, Cellini che segnò il rigore, insomma, cioè giocatori che, diciamo, erano anche sovradimensionati per la categoria. La Spalla era una corazzata quell'anno, tanto è vero che il campionato lo vinse. Ecco Luca, quello dicevi è stato l'ultimo anno in cui tu hai fatto bene ad Ancona. Sì, dopo, oddio, l'anno dopo diciamo ho fatto una partita che poi era iniziata anche bene, poi dopo è successo quello che è successo, ormai è passato tanto tempo. Lo ricordiamo però, insomma, un infortunio anche gratuito, insomma, se vogliamo, Sì, evitabile, diciamo evitabile. evitabile per come si era messa, diciamo. Era finita la partita, però poi dai, abbiamo parlato stamattina, alla fine poi ho avuto altre soddisfazioni ad Ancona, oltre quelle calcistiche, come hai Esatto, esatto. sottolineato tu, adesso vivo qui e ho la mia famiglia qui, quindi è andata bene come è E tua andata. moglie l'hai conosciuta durante il periodo dell'infortunio, insomma, quello famoso. Esattamente, sì. Quindi, insomma, va bene. La vita prende e la vita toglie e la vita dà, diciamo. Ecco. Senti, a Giulianova ti trovi molto bene, mi dicevi, no? Sì, ho fatto questa scelta qui quest'estate, venivo da un'annata non positiva l'anno scorso, quindi arrivata questa chiamata ho deciso di rimettermi in gioco, c'era entusiasmo, c'è voglia di risalire comunque quantomeno in Serie D, quindi ho fatto questa scelta, per ora sono contento, stiamo andando bene, ci giocheremo quasi sicuramente il campionato fino alla fine con il Teramo. E siamo due squadre comunque, Molta diciamo, che rivalità c'entrano. fra Giulianova e Sì, c'è Teramo. molta rivalità e sì, due squadre comunque forti per l'eccellenza. Vediamo, dai, diciamo un po' come quell'annata storica dell'eccellenza tra Fermana e Ancona, sarà un campionato È simile. simile, esatto. Luca, qualche rimpianto su quella squadra che con Cornacchini aveva raggiunto il quarto posto, insomma, un piazzamento onorevole, forse se non fosse poi successo tutto quello che è successo, con qualche giusto rinforzo eravate già competitivi per la B. Ma diciamo che quell'anno lì è andata al di sopra di ogni aspettativa perché eravamo partiti ringiovanendo la squadra rispetto all'anno prima, che avevamo fatto comunque bene, che è arrivato un sesto posto al primo anno di C dell'Ancona, e l'anno dopo Eravate diciamo c'era. partiti per salvarvi, no? Sì, l'obiettivo, Quell'anno. ricordo che il mister disse l'importante è non arrivare ultimi. E
e poi invece pian piano ci si è resi conto che eravamo, anche se giovani, una squadra forte, con poi giocatori che hanno fatto e stanno facendo bene, perché se penso a Casiraghi, a vari Di Mariano giocatori che... Dunque c'era anche Lombardi quell'anno. C'era Lombardi, sì. Che io un po' lo assimilo a te, perché Lombardi era giocatore di grandissime qualità, però anche lui ha avuto una serie di infortuni incredibili. Sì, l'ho risentito anche ultimamente, mi dispiace che lui ha smesso, perché c'è avuto un infortunio grave, dopo aveva fatto bene, però 2-3 anni fa c'è avuto un infortunio grave al flessore, poi c'è avuto sempre problemi. Sì, però c'è anche lui, ogni volta che ha ripreso poi dopo ha avuto ricadute gravi, infortuni gravi. Lui ha esordito in Serie A con la Lazio segnando un gol all'Atalanta a Bergamo, quindi insomma era un giocatore. Esatto. Proprio l'anno dopo di Ancona poi. Sì, esatto, cioè la Lazio puntava molto su Lombardi, purtroppo dopo è successo questa serie incredibile di infortuni. Sì, perché se non sbaglio è l'allenatore Inzaghi che l'avevo avuto in primavera, quindi poi partiti esatto. Sì, però sicuramente è una squadra forte, dopo facendo di poi normale, se si fosse continuato magari su quella strada lì con il mister, con qualche rinforzo, probabilmente ci saremmo tolti delle soddisfazioni, però c'era stato poi quel cambio di società quell'estate, e poi dopo è successo quello che è successo, però comunque io sono ripartito, l'Ancona è ripartita e la vita va avanti, insomma, ecco. Purtroppo dopo è... Senti, rimane il tuo forte legame con Cornacchini? Sì, diciamo che poi si è rafforzato molto a Fermo, perché quei 2 anni ad Ancona c'è un buon rapporto, però ogni tanto siamo andati anche un pochino allo scontro. Poi l'ho ritrovato a Fermo, e dove lui veniva da un paio d'annate non positive, io così, e invece poi lì diciamo è sbucciato l'amore. Lui è arrivato che eravate ultimi dopo. No. Sì, io stavo facendo non bene, invece con lui da quando è tornato, cioè da quando è venuto a Fermo, diciamo è stata la mia migliore annata lì a Fermo e sfiorammo i playoff. Poi purtroppo a fine campionato ho avuto quest'altro infortunio abbastanza pesante, però sì, stavi segnando comunque, tra l'altro in quel periodo segnavi anche sì. No, comunque con il mister poi c'è stato sempre un ottimo rapporto e lo sento con piacere. Luca, invece, ecco, vivendo ad Ancona, sì, insomma, essendo affezionato ai colori biancorossi, che idea ti sei fatto dell'Ancona attuale? Ho visto che ci sono stati comunque diversi cambiamenti rispetto all'anno scorso, un pochino ringiovanita la rosa, perché comunque l'annata scorsa, nonostante magari si sperasse potesse fare qualcosina in più, magari in campionato, perché poi sono venuto a vedere anche partite playoff, è uscita con l'Eco con 2 pareggi, meritando anche qualcosina in più al ritorno, e poi l'Eco che sembrava comunque una squadra magari meno attrezzata rispetto alle altre è andata in B, quindi magari avesse passato quel turno si sarebbe giocata le proprie carte fino alla fine. Quest'anno ha cambiato tanto, diciamo che la partenza non è stata super positiva, però da quando è tornato mister Colavitto diciamo che la situazione è migliorata. Sono venuto a vedere il derby poi con la Fermana, e poi ha fatto gol Clemente, con il quale ho giocato, quindi però tuo amico Clemente, no? Sì, Gianluca, abbiamo giocato 3 anni insieme a Fermo. Ci fai un breve ritratto tecnico di Clemente? Clemente è un giocatore, un'ottima gamba, giocatore fisico che però in fase difensiva intelligente, sa stare sull'uomo, è migliorato anche tecnicamente, diciamo che a Fermo era un pochino ancora non... diciamo aveva margini di miglioramento sicuramente, e veniva all'inizio quando è venuto ad Ancona, siccome lo sentivo
a Vercelli, diciamo che era un pochino fuori dal progetto, quindi non aveva ancora una grandissima condizione, però l'ho rivisto le ultime partite e devo dire che per me è un giocatore che se sta bene può dire tranquillamente la sua in C, può far bene. E poi ragazzo a posto. E di fatto con Colavito si è guadagnato ormai un posto da titolare come esterno destro di difesa. Affermo, con te giocava anche da esterno di centrocampo. Sì, spesso il quinto, terzino, quinto. Sì. Senti, invece intanto ci sono tanti messaggi per te. Guarda, abbiamo un problema con WhatsApp, però ho visto anche, ecco, per esempio Enrico Maria Marconi, saluto Cognini, lo ricordo con grande piacere anche per l'abnegazione dimostrata. Purtroppo gli infortuni e il periodo più nero della storia societaria dorica hanno interrotto la sua ascesa. In bocca al lupo a Luca. Bruno Cardilli, senza tutti quegli infortuni la Serie B non te la levava nessuno. Ce ne sono altri, adesso appena riusciamo a ripristinare, spero di farlo in tempo prima di salutarti, ce ne sono altri veramente diversi che ti ricordano con piacere. Ti chiedevo, secondo te l'Ancona che tipo di partita può fare a Ferrara, come può finire, visto che la Spalla è in grossa difficoltà, ecco, che cosa prevedi? Ma ho visto qualche partita della Spalla, sì, diciamo, erano sicuramente partiti con altri obiettivi e non stanno facendo bene. La squadra che è in difficoltà credo che non abbia un grandissimo passo, quindi grandissimo ritmo, e quindi credo che l'Ancona abbia tutte le caratteristiche per poterla mettere in difficoltà. Un mister Colavito che gioca molto in verticale attaccando la profondità, credo che possa far sicuramente male alla Spalla. Ti sarebbe piaciuto da attaccante giocare con Colavito? Sì, prima degli infortuni sì, perché magari, diciamo, per caratteristiche agli attaccanti piace mandarli in profondità, quindi prima degli infortuni ci andavo più spesso e volentieri, adesso magari vengo un pochino più incontro, però sì, è un allenatore che mi sarebbe piaciuto avere, perché qualsiasi attaccante abbia allenato, poi praticamente è andato in doppia cifra, quindi sicuramente per gli attaccanti è un valore aggiunto e l'ha dimostrato tutti gli anni. Bene Luca, WhatsApp ancora non torna, io non voglio trattenerti oltre perché so che tu hai un impegno e ti ringrazio molto di essere stato con noi, perché ripeto, so, se ti ricordano, poi lo sai, insomma, vivi qui, ti ricordano in tanti con affetto, ecco. Grazie, no, di essere... Grazie a voi, no, grazie a voi, fatto piacere i messaggi, e faccio un grande in bocca al lupo all'Ancona per domenica e per il proseguo del campionato. Grazie, un abbraccio Luca, a presto. Buona serata. Ciao. Bene, lasciamo il cugno Luca Cognini con noi. Niente, qui è successo di tutto. Niente, ci avevate mandato, il nostro amico ci aveva mandato un link. Io incautamente, non si devono fare queste cose, ho cliccato nel link e ce la siamo presa da quel posto, perché si è azzerato tutto il nostro sistema. Speriamo, insomma, prima della fine della trasmissione di recuperare. Stiamo lottando per ristabilire WhatsApp. Intanto, se ci scrivete invece via mail, Messenger, no, riusciamo... no, meglio sulla pagina Facebook, sulla pagina non Facebook. Diamo altre indicazioni, abbi pietà di me. Allora, sulla pagina Facebook, se ci scrivete su Facebook è più intanto facile. Cerco il nostro secondo ospite. Sì, intanto cerchiamo il collaboratore tecnico di Mister Colavito, cioè Michele De Feudis, che la società questa sera ci ha concesso qui per Punto Biancorosso. Ricordiamo Michele De Feudis, che fa parte dello staff tecnico di Colavito, ma è stato anche nello staff tecnico di Don Adel, e insomma, intanto vedo buoni segnali, mi pare da WhatsApp che è tornato. Ringraziamo anche Fabrizio, che ripeto ho visto questa mattina di persona, di Computer in File, che ci manda il dato, poi ve lo daremo, quello della prevendita che si è chiusa alle 19. Alle 19. Benissimo, grazie Fabrizio, me lo aveva promesso, è stato di parola.
E abbiamo raggiunto Mister Michele De Feudis, che ringraziamo di essere con noi. Buonasera, mister. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, qual è il polso della squadra alla vigilia di questa partita con la Spal, che arriva in un momento particolare per entrambe, perché l'Ancona è reduce da un bel successo, c'è fiducia, c'è entusiasmo, ma vogliamo sentire da te, ecco, che respiri l'aria all'interno della squadra. Qual è, insomma, lo spirito con cui la squadra parte per Ferrara? Lo spirito è buono, noi siamo arrivati qua, abbiamo preparato la partita come ogni settimana, nei minimi dettagli, siamo consapevoli di affrontare una squadra che in questo momento non sta rendendo per quello che erano le aspettative iniziali. E anche per le qualità dell'organico, perché insomma ci sono giocatori che hanno visto altri mondi, no? Sicuramente, ma noi l'abbiamo preparata bene, il mister è stato bravo anche, ma non c'era neanche bisogno, perché i nostri ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra forte che annovera nelle proprie file giocatori che fino all'anno scorso calcavano campi di Serie B, diciamo, più o meno lo 60-70% della rosa della Spal. Quindi... Il nostro ex Antenucci, uno per tutti, ne cito, ma anche Maestro, bravissimo. Lo conosciamo, insomma, ci sono giocatori di qualità. Sono giocatori di qualità e quindi noi siamo consapevoli che non dobbiamo dare nessun vantaggio a loro, perché nel momento in cui i giocatori simili riacquistano quel minimo di fiducia, quel minimo di autostima, possono metterti in seria difficoltà. Sì, infatti anche oggi in conferenza stampa Leonardo Colucci, tra l'altro amico di Gianluca Colavito, so che c'è una reciproca stima tra i due, parla di scintilla, no? Perché queste squadre cercano la scintilla per uscire dal momento difficile, quindi è quello che bisogna stare attenti a non concedere, no? Sì, loro cercano la scintilla, noi dobbiamo essere bravi a non cioè, a sbagliare il meno possibile, poi la partita si sa va ad episodi, va a situazioni, noi dovremmo cercare di sbagliare il meno possibile, soprattutto contro una squadra forte che in questo momento ha bisogno delle difficoltà altrui, però noi dovremmo affrontare la gara, come ho detto prima, consapevoli che affrontiamo una squadra forte, ma anche consci di essere in un momento ottimo, e dovremmo continuare su questo trend. Spagnoli, che insomma è stato un po' gestito in settimana, ce la fa? È a disposizione? Spagnoli è a disposizione, stamattina ha fatto tutto l'allenamento, quindi il mister la formazione la dà di solito la domenica mattina, quindi domani sono tutti a disposizione e domani sapremo chi scenderà in campo. Ma anche Cella? Anche Cella è a disposizione. E c'era anche Vitali, che aveva un problema alla caviglia. Sì, però penso che anche lui, avendo fatto allenamento stamattina, anche lui si è recuperato. Quindi insomma i giocatori ci sono tutti a disposizione. E nella squadra c'è questa convinzione di potersela giocare fino in fondo, cioè di poter puntare anche i tre punti a Ferrara. Ma noi non facciamo calcoli, sappiamo solo che dobbiamo fare una grossa prestazione per uscire con un risultato da Ferrara, perché come abbiamo detto prima, sappiamo di affrontare una squadra che nell'ultimo periodo sta facendo pochi punti, ma preconsapevoli che per fare risultato qua ci serve una grande prestazione, come quelle che abbiamo fatto nelle passate 5, perché anche secondo me, anche a Sassari, Nella prima ora di gioco abbiamo fatto la nostra prestazione, poi l'ultima mezz'ora diciamo che sono stati bravi, più bravi loro di noi, e sono riusciti a vincere la partita. Ma noi, ecco, se noi uscissimo dal campo con la maglia sudata, avendo dato tutto, e loro siamo consapevoli che sono stati più bravi di noi, tanto di cappello, però questo non possiamo prescindere dalla determinazione, dalla consapevolezza dei nostri mezzi, diciamo. Sì, ecco, vorrei chiederti questo.
In casa tre, lo dicevo prima, tre vittorie, tre partite, tre vittorie. Fuori casa due partite appena, quindi insomma il dato è anche abbastanza poco significativo, però un pareggio a fermo faticoso e una sconfitta con la Torres, benché capolista. È una questione contingente oppure la squadra si esprime in maniera differente fra casa e fuori? No, no, direi di no. Diciamo che sono solo episodi che hanno portato la partita da quel lato del risultato, però noi penso che abbiamo dimostrato che sia in casa che fuori il tipo di partita è sempre più o meno lo stesso. È normale che poi in casa, magari con l'apporto del pubblico, magari c'hai quella spinta in più, ma penso che domani. Visto che domani ho letto e so che ne verranno in tanti, quindi domani sicuramente sugli spalti sarà un bello spettacolo da vedere, visto che a quanto ne so sono pure gemellati e speriamo di sia in campo che sugli spalti di assistere a una bella partita. Sì, questo è l'auspicio ovviamente anche nostro. L'ultima volta lo ricordavamo 8 anni fa, fu una festa, insomma, ci fu veramente anche sugli spalti uno spettacolo molto bello con questo gemellaggio che dura da tanti anni, 40 ormai quasi, e Il quindi bello del calcio, è il diciamo. bello del calcio, sì, esatto, ci sono, lo ricordiamo, incontri fra le tifoserie prima, beh, pranzi comuni, insomma, quelle cose che veramente fanno bene al calcio. Michele, una cosa volevo chiederti, ne parlavamo prima con Gnigni, che tra l'altro gioca nella tua Giulianova, no? Quindi avrai sentito gli echi, immagino. Sì, loro hanno una squadra forte, quindi devono cercare di riportare il Giulianova, diciamo, almeno in una categoria come la Serie D, anche se lì si stretta pure, perché Eh il sì. E Giulianova lui sta viene facendo molto bene, insomma, segna con continuità. Cognini è un giocatore. sì, lo vedo, poi conosco qualche giocatore che me ne parlano bene. Ecco, Cognini ci parlava di Clemente. Completiamo un po' il quadro su Clemente, tecnicamente, che tipo, tatticamente anche, che tipo di giocatore è. Perché io lo ricordavo con la Fermana, giocava anche da esterno di centrocampo, quinto di centrocampo sostanzialmente. Sì, adesso gioca quarto, che più o meno diciamo che c'ha più compiti quando fai il quinto, diciamo che più o meno devi più pensare a spingere, anche se devi difendere lo stesso. Da quarto sei un po' più, devi stare un po' più attento, diciamo, alla fase difensiva, anche se devi spingere lo stesso. Quindi è un giocatore applicato, un giocatore con una buona forza sia mentale che fisica. Quindi è un giocatore che è arrivato così, insomma, in uno scambio con la Provercelli, diciamo la verità, sembrava il classico complemento, no, di uno scambio di altri, invece si sta rivelando un titolare perché di fatto sta giocando sempre. Sì, è un giocatore che è arrivato in punta di piedi, con umiltà, si è messo a disposizione, ha lavorato, ha avuto la sua occasione, l'ha sfruttata bene, adesso sta cavalcando l'onda delle partite buone, ma se tutto meritato da solo. Quindi un ragazzo umile che è arrivato in punta di piedi in una società, in un gruppo già ben avviato, e quindi merito a lui che si è riuscito a riconquistare lo spazio che fino adesso ha ottenuto. Ecco, che ancora vedremo domani? Sarà perché insomma, Colavito da quando è tornato è un po' anche cambiato, no? Rispetto al primo Colavito. Abbiamo visto che qualche volta è meno sbarazzino, la squadra ragiona di più, ha lasciato anche l'iniziativa all'avversario, tipo non so, col Perugia in particolare, ma insomma, specula anche un po', no? Allora, sarà un'ancona speculativa oppure un'ancona che proverà subito ad attaccare. No, un'ancona che sarà camaleontica, diciamo, cioè cercherà di sfruttare al meglio le occasioni che gli altri ti lasceranno a disposizione, però penso che, cioè, più o meno sulla stessa lunghezza d'onda di queste 5 partite.
sicuramente saranno ancora determinata, come ho detto prima, e consapevole che di affrontare una squadra forte, e come ho detto prima, per fare risultato qui a Ferrara domani dobbiamo fare tutti una grande prestazione. Bene, ringraziamo Michele De Feudis, in bocca al lupo per domani, ci vediamo a Ferrara. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie, buona serata, ringraziamolo. Ringraziamo anche la società che ha messo a disposizione il collaboratore tecnico di Gianluca Colavitto per Punto Biancorosso questa sera. Stefano, vogliamo andare in pubblicità? Sì, andiamo anche in pubblicità. Intanto aspetta, prima di andare in pubblicità recuperiamo qualche messaggio, qualche perché messaggio che è rimasto, Stefano è riuscito a fare la magia di far recuperare. Mai più, non si fanno mai quelle cose. WhatsApp. Luca, ricordo il tuo gol a Ferrara, dice Gianluca Giardini. Luca ci ascolta, quindi glielo giriamo. Questo sono due messaggi di Luca, forse. Clicca un attimo. Adesso non pretendiamo l'oro, che qui eccolo. C'era, c'era questo l'archivio storico, dopo lo leggeremo, dopo d'accordo, grazie Gianluca. E diceva, comunque, ricordo il tuo gol a Ferrara, di cui parlavamo, 92esimo, il gol dell'1-1. Invece poi, tornando ancora su altri messaggi che sono con molta arrivati, calma, con molta calma, tranquillo, perché adesso non facciamo arrabbiare WhatsApp che no, con adesso noi è un po' così, insomma, ballerino questa sera. Eccolo qui, c'è Gianni che dice: Cognini, se non avevi tutti quei guai fisici sicuramente avresti fatto la Serie B sostanzialmente. Sì, che ce l'ha mandato anche poi dopo in altra serie. Sì. Adesso ovviamente... Allora, prima di andare in pubblicità, diciamo che è stato l'attaccante sfigato, più sfigato che ha giocato con noi, ci dice Gianni. È poi vero? Dice che sul sito della SPAL ai tifosi che sono arrabbiati con la società. Col presidente, sì. Vabbè, questa Il presidente, l'avvocato americano Joe Tacopina, ricordiamo che ha già altre esperienze nel calcio italiano. Questo feeling non si è instaurato. Non si è instaurato, abbiamo visto, complice anche i risultati della squadra, perché poi i risultati sono sempre quelli che condizionano un po'. Credo che il nostro ascoltatore che non si firma dice con Cacciatore che coppia. Questo mi sa che dovrebbe essere il nostro amico da Matelica, credo, vediamo. Esatto, è Giorgio da Matelica. Sì. Perché adesso lo reinserisco perché è il nuovo aggiornamento appena fatto da WhatsApp. Grande e sfortunato Luca Cognini, ricordo un gol in rovesciata stupendo in un Matelica Maceratese 3-3 finale e con Cacciatore che coppia. E quindi aggiungiamo anche gli altri ricordi, anche Giorgio, se ce la facciamo. Intanto io ho guardato sul sito della SPAL, c'è le dichiarazioni del mister nel prepartita, sì, Gialetti, e dice la parte finale, dice l'Ancona è una come vede noi, dice l'Ancona è una squadra in fiducia, sarà come sempre una partita difficile, noi non la dovremo vincere nei primi minuti ma dovremo restare in partita, capire quando è il momento di attaccare e tenere la palla quando quello in cui dobbiamo difendere senza regalare situazioni all'avversario, perché poi queste sono le situazioni che ti portano ad avere sfiducia. Quindi insomma, almeno nelle parole di Leonardo Colucci, non sarà una spalla arrembante, sarà una spalla che proverà a ragionare, proverà a non concedere all'Ancona la possibilità di colpire. Però, e noi a questo punto ovviamente anche Colavitto ha detto un po' le stesse cose questa mattina, poi dopo sentiremo, no? C'è qualche ascoltatore che non gradisce la voce registrata di Colavitto, però insomma un brano lo ascolteremo, un breve brano, quello più significativo, ma intanto Stefano direi che possiamo andare in pubblicità e cercare poi il nostro terzo ospite, che è doppio ex Fabio Lucidi, che è stato attaccante indimenticato dell'Ancona, ma anche per ben due volte un calciatore della SPAL, prima e dopo la sua esperienza anconetana. Perfetto, allora noi andiamo in pubblicità, 334 35 20 488, con calma, molta calma. Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Punto Biancorosso. E il bello della diretta, siete con noi, siete con Punto Biancorosso, siete con Ferdinando Vicini in diretta sulle frequenze di Radio Tua. C'è anche Matteo che aveva scritto, se il nostro WhatsApp ce la fa, sta buono un attimino. Matteo Bevilac che diceva: grande giocatore Cognigni, tanta classe per una persona seria e affidabile. E quindi io che penso poi, che faccia piacere. Tra l'altro, Cognini è diventato ancoretano perché vive qui con la moglie, conosciuta nel periodo in cui era infortunato. Dopo quell'infortunio in Coppa Italia, un fallo veramente inutile di Tait che gli ha stroncato la carriera, perché in quel momento Cognini era nel momento in cui sembrava decollare. Allora, Filippo. Ci sono molti. Sì, Filippo Santoni ci chiede quando biglietti venduti per Ferrara. Poi, altri che lo chiedono. Anche di qua che sparano i numeri. Sì, i numeri a caso. È bello, a me piace quando sparano i numeri a casaccio. Biglietti, per sentito dire, no? Allora, perché c'è l'amico dell'amico. Ma a me mi ha detto che. Tizio mi ha detto che. Caio ha detto che. E Sempronio pure. Abbiamo i saluti dal Ghana, esatto. Di Emanuele Amatori. Grazie veramente, Ghana. Quindi famosa Giappone. Agenzia viaggi Amatori, esatto, viaggi, sì. Quindi veramente grazie, perché merita un gettone. Sì, abbiamo fatto pubblicità. Sì. Ghana è vicino a Terracina, dove stanno esatto. E dunque allora sveliamo questo piccolo segreto. I biglietti venduti ufficialmente sono 818, come comunicatoci non solo da Fabrizio di Computer New File, che ringraziamo, ma anche dalla SPAL, che ha ufficializzato il dato dei biglietti venduti per i tifosi dell'Ancona. Quindi saranno 818 un bel numero, no? Un bel numero di anconetani che si metteranno in viaggio domani per seguire e sostenere l'Ancona.
Oh, siccome abbiamo un po' di ritardi. Sì, di ritardi, soprattutto c'è un problema oggi di sistema, e quindi fra file audio eccetera, WhatsApp che va a singhiozzo. Gianni Frittella che ci dice ok, obbedisco. Intanto un salutone a quel romanista dell'Imperatore, si riferisce ovviamente a Lucidi, glieli gireremo non appena lo avremo in collegamento, perché al momento Fabio è occupato, ma ci sarà per noi fra poco. Io direi intanto di andare a dare una sbirciata, anticipare la pagina dell'arbitro. Le dolenti note, in questo caso sono abbastanza dolenti. Dopo abbiamo altri messaggi che dobbiamo leggere. Sì. Adesso, tanto lui si sta piazzando, il nostro Facebook appena riaggiornato, che ci piace tanto quando fa queste cose in diretta. No, ma oggi si aggiungono, no? Una dopo l'altra. Un casotto. Allora, designazione, andiamo a vedere intanto questa giornata come che cosa ci prospetta. Intanto, per quello che riguarda, andiamo su, eccoci qua. Allora, Lucchese Vispesaro, che sarà diretta dal signor Gianluca Catanzaro, che giunge da... sembra giusto, Catanzaro. Si chiama Catanzaro. Beh, almeno questo è un arbitro autoctono, no? Perché tante volte scherziamo sui cognomi e sulle localizzazioni degli arbitri. Re Canatese Pineto sarà diretto dal signor Lorenzo Maccarini, che giunge da Arezzo. Rimini Fermana, Giuseppe Rispoli da Locri, che non lavora al Corriere Adriatico. Questo Rispoli non è Rispoli, eh? No, non è Stefano Rispoli. Non è Stefano Rispoli. E veniamo a noi. Allora, Spal Ancona sarà diretta dal signor Abudlaye Diop, che giunge da Treviglio. Coadiuvato da Nicolò Moroni, cognome veneto Diop, assolutamente. Sicuramente. Che anche lui giunge da Treviglio, viaggeranno assieme. Terzo ufficiale Marco Matteo Barberis da Collegno, quindi Piemonte. E poi quarto ufficiale Andrea Terribile da Bassano del Grappa. Omen nomen, è un quarto uomo terribile per l'Ancona. Un quarto uomo terribile per l'Ancona, è un titolo questo. Una quaterna tutta particolare. Insomma. Senti, ma le quote rosa? Le quote rosa mi pare di l'ho sbirciata proprio di corsa di non aver visto una quota rosa per questa giornata, però la riguardo al volo velocemente. Intanto vedo là che scarica qualche altro messaggio e io sono felice quando lo fa, vuol dire che pian piano torna alla sua funzione primaria il nostro WhatsApp. Non c'è, oggi ci dispiace, non c'è la quota rosa. Allora, come è stato scritto? A vedere questo Diop. Come è scritto sul Corriere Adriatico, qualcuno già ha diretto, purtroppo per noi, ancora all'epoca ancora Matelica, non è finita molto bene con il signor Diop. E diciamo che è un arbitro, non lo so, probabilmente che deve crescere, usiamo questo termine, deve crescere, perché continua, dopo la promozione al campionato di Lega Pro alla Serie C, però continuano a farlo viaggiare lungo il tutto, perché si va dalla primavera in poi all'under, alla woman, però insomma oscilla, continua a oscillare, non è rimasto fisso nel campionato di Serie C, ma va su e giù, quindi under 18, primavera, Serie C, under 18, primavera, Serie C, di solito non è un segno di stabilità, e, anche perché non è un segno di stabilità, perché se guardi la colonna relativa alle ammonizioni che rifila a ogni match, diciamo la media dei cartellini è altina. Qui mancano tre partite, adesso le faccio vedere qua. La media dei cartellini è altina, ma è altina anche l'espulsione e i calci di rigore che vengono affibbiati. Nelle ultime, andiamo a prendere le ultime 8 partite dirette, 23 ammonizioni e un'espulsione in 8 partite. Insomma, vabbè, si difende bene. Diciamo del precedente con l'Ancona Matelica. Con l'Ancona Matelica ce l'avevo qua, vediamo un po' perché qua non... non sono riuscito a localizzarlo come viene inserito. Vediamo se al volo te lo faccio, però
sai che faccio prima averlo qua, ce l'avevo aperto sotto, intanto tutto online, tutto vivo. Sì, è una bella diretta questa. È bella diretta quando le cose non comunque, ci sono. Comunque arbitra eccolo questo qua. Eccolo qua. Abbia in Serie C ormai una certa esperienza. Sì, sì, però no, ecco, non è stabile, vedi che non è stabile in Serie C, guarda le ultime che ha fatto. Sì. Praticamente Serie C, poi Primavera, poi va a fare il calcio femminile, torna a Serie C e va su e giù continuamente. Allora, eccolo qua, il nostro caro arbitro. Eccolo qui. Il fischietto lombardo influì in maniera particolare sul risultato finale di Ancona Entella, terminata 1-3 al sesto minuto con il punteggio fermo sullo 0-0. C'era stato quel atterramento di Moretti, prima concesso il calcio di rigore e l'espulsione del giocatore, poi ci è ritornato indietro, ci ha ripensato, invece ha cancellato tutto e è andata avanti così, insomma, la partita. Poteva probabilmente finire diversamente, ma insomma, altre sviste che ci sono state, insomma, non ci ha portato bene, particolarmente benissimo. Bene. No. Allora, Gianni dice, Gianni Frittella, Cognini, se ricordo bene, non fu tutelato bene dall'allora società. È stato operato due volte. Sì, una un disastro proprio. Esatto. A Roma, dall'amico del proprietario dell'epoca, che poi ha creato tanti problemi al Cogno. No, questo è riferito a me perché gli ho dato delle indicazioni a Gianni che ci stava seguendo, ma non sulla nostra pagina ufficiale, ma una collegata, e quindi su quella è più facile che ci siano i birichini, quelli dei filmini porno di cui abbiamo parlato. C'erano altri messaggi però, Stefano. Sì, però con molta calma ce li fa la vedere. La SPAL quest'anno fa la fine che ha fatto il Siena l'anno scorso, ma speriamo di no. Come dice Gianni, l'altro Gianni, sì. No, speriamo di no, dai, speriamo che non sia così, in fondo. Che dovrebbe essere Gianni Red sempre. Vediamo qua se avete scritto, vediamo di recuperarlo ancora, quindi a 1000 non ci siamo arrivati, 818, quindi ci ha preso grosso modo Andrea che diceva dovrebbero essere poco più di 800, poi una sfilza di richieste. Chi va in un abbiamo già detto a casaccio 818, il numero è 818. Noi facciamo come l'altra settimana, che no, non è vero, voi siete dei falsi, dei bugiardi, date dei altri numeri, poi vabbè. Insomma no, quello è il ripeto, dato ufficiale, ripeto, è quello. Il dato ufficiale anche della SPAL, quindi non può non essere questo. Qualcuno ci chiede che ora finite. Fabio, è che ora finita. Non lo sappiamo neanche noi, Fabio. Mi spiace, stasera mangi freddo. Sì, perché abbiamo due ospiti ancora. Abbiamo due ospiti da recuperare, ma abbiamo problemi di linea con entrambi. Come abbiamo problema di ci manca un audio che non è arrivato e non so dove recuperarlo. Ma intanto direi che possiamo provare a chiamare il collega di Ferrara, ci Alessandro Orlandin. Vediamo se possiamo avere lui in diretta per fare un po' il punto su questa SPAL partita come una delle favorite del girone B della Serie C, ma che non è riuscita a trovare la quadra finora. Ci auguriamo che non la trovi neanche domani, poi dal giorno successivo magari sì, ecco, anche perché Colucci è uno che se lo merita. E intanto arrivano anche chiose dei nostri ascoltatori sull'arbitro Diop, ancora Matelica 1-3 con l'Entella, oltre espulsioni date e poi tolta a nostro favore anche un gol, Entella la palla è riuscita abbondantemente sul fallo laterale e con la vittoria si era impugnato. Benissimo, credo che abbiamo raggiunto intanto il collega Alessandro Orlandin di Ferrara, che io ringrazio caldamente per essere disponibile con noi. Grazie Alessandro di essere a Radio Tua. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Allora, facciamo un po' il punto sulla situazione della SPAL, che è successo un po' di tutto, perché mi pare che in settimana ci sia stata la risoluzione col direttore sportivo, ci sia stata anche un malumore quantomeno dei tifosi, no, verso la società. Beh sì, il malumore dei tifosi verso la società dura già da un bel po', precisamente da maggio, quando la SPAL è retrocessa inopinatamente in Serie C, poi si è progressivamente aggravato a causa di diversi eventi che sono quasi tutti riconducibili al presidente Giotta Copina. La notizia di ieri della risoluzione col direttore sportivo Righi
diciamo non sposta granché, perché Righi era il braccio destro di Filippo Fusco, che è il direttore dell'area tecnica, che aveva scelto di portarlo con sé dopo le esperienze di Bologna e di Verona, più per un ruolo di supporto, ecco, che per una vera operatività. Quindi lo aveva anche detto Fusco, mi ricordo, no? Proprio in sede di presentazione ha detto: comunque le scelte sono mie, lui è qui per aiutarmi. Esatto, è corretto. Infatti questa cosa non sposta tantissimo. Righi ha ricevuto un'offerta dalla Nocerina in Serie D e ha deciso di andare, proprio anche per il semplice fatto che qui è in scadenza a fine stagione, mentre a Nocera gli hanno offerto una prospettiva un po' più ampia a livello contrattuale. In generale comunque sì, l'umore è nero e credo che se domani ci sarà un pubblico degno di tale nome sarà solo in nome del gemellaggio, perché per il resto la SPAL non sta facendo niente per attrarre i tifosi allo stadio. Oh, però vedevo che ha una media di oltre 6.000 spettatori, insomma comunque la gente fino adesso è venuta allo stadio. Diciamo che è una media un po' drogata dal dato degli abbonati, che sfiora i 5.000, che è un numero assolutamente ragguardevole, che testimonia la fiducia che in estate i tifosi avevano voluto dare alla SPAL. Poi di quei 5.000 non so quanti effettivamente siano venuti allo stadio nelle ultime due in casa, anche a causa un po' del freddo e di tutto il resto. Quindi scusami Alessandro, ci stai dicendo che i paganti, quelli che poi vengono ad acquistare il biglietto, che non sono abbonati, non sono tanti per le abitudini della SPAL? Un migliaio, probabilmente poco più, poi dipende insomma dal tipo di avversario che arriva a Ferrara, però col Pontedera secondo me si era sotto i 1.000, se non ricordo male il numero, quindi questo è anche testimonianza insomma di un attaccamento che sta andando in diminuzione, ma è inevitabile perché anche il più pessimista degli osservatori esterni non poteva prevedere una stagione così balorda. Ma ecco, l'arrivo di Tacopina però da subito ha creato dissapori. Ha creato dissapori più che altro perché Ferrara era abituata a una tradizione di proprietari del luogo, come quelli che c'erano prima, che comunque sono partiti dall'ex C2 e sono riusciti ad arrivare in Serie A, quindi comunque qualunque proprietario fosse arrivato avrebbe scontato quantomeno un po' di diffidenza. Il fatto che sia arrivato un imprenditore americano con modi molto sopra le righe, diciamo così, ha un po' causato dei problemi, perché Ferrara ha un'identità abbastanza precisa, che è fatta di basso profilo, e Tacopina da questo punto di vista non è che si sia integrato benissimo. Sicuramente una parte della piazza lo ha accolto con entusiasmo, perché lui stesso è arrivato con grande energia, con tante idee, anche con tante promesse che però poi gli sono costate care, perché nel momento in cui la situazione va al contrario rispetto a quanto prometti non sei più credibile, e questo è ciò che è successo. Alessandro, ci spieghi però, perché poi leggendo l'elenco dei giocatori a disposizione di Carlo Prima, allenatore di tutto rispetto, e anche di Colucci, che io conosco e che secondo me anche Colucci è un buon allenatore, è stato qui, ha allenato la Vispesaro, ma con lui insomma ho avuto una consuetudine abbastanza duratura, ecco, perché non questa squadra non riesce a esprimere i valori che possiede? È quello che ci chiediamo tutti fin dal principio. Non c'è mai una spiegazione unica ai problemi di una squadra, ce ne sono diverse. Credo che all'origine di tutto ci sia l'idea dalla quale si è partiti per questo progetto tecnico, cioè l'idea di una squadra che puntasse di più sulla tecnica rispetto ad altri valori, perché si è partiti comunque da Antenucci, si è deciso di tenere Maestro, di prendere Siligardi, di prendere Dal Monte, tutti nomi comunque rilevanti per la categoria, però tutti i giocatori, diciamo così, non troppo inclini al sacrificio quando è ora di fare la fase di non possesso. E l'idea originaria con Di Carlo era quella di impostare una squadra in grado di dominare il gioco e di vincere grazie alla sua qualità. Purtroppo questo non è mai successo, neanche nelle primissime partite, anche perché tanti giocatori sono arrivati abbastanza tardi e quindi scontavano un problema di preparazione. E poi le cose hanno iniziato a precipitare con gli infortuni a catena in attacco, Sitz da prima, poi Siligardi, poi Dal Monte, e quindi praticamente l'attacco è rimasto azzerato, perché nelle ultime tre settimane l'unico attaccante
che non fosse proveniente dal settore giovanile a disposizione di Colucci era Antenucci, che comunque ha 39 anni e di certo non può giocare ogni tre giorni come il calendario ha imposto fino a poco tempo fa. Assolutamente, questo è fuori discussione, anzi insomma, una risorsa come Antenucci andrebbe gestita, no? Chiaramente, insomma, per la sua età. E, ecco, e secondo te la squadra, ho sentito Colucci privatamente qualche tempo fa e oggi nelle dichiarazioni che lui ha rilasciato nella conferenza prepartita, quei concetti che mi aveva espresso sono echeggiati, no? Questo difetto di personalità della squadra. Ecco, secondo te esiste un problema di personalità, di paura di sbagliare? Esiste assolutamente, lo dimostra l'andamento recente di questa squadra, perché è una squadra che fa fatica a costruire in avanti, arriva sulla tre quarti e non sa mai che fare, ma anche perché i giocatori spesso scelgono di non prendersi un rischio e quindi di conseguenza per gli avversari è molto facile neutralizzarli. E poi c'è un problema ancora più grave, che è quello relativo alle reazioni, cioè questa squadra prende gol e non rimonta mai, ma non riesce a rimontare, ma fa fatica a creare i presupposti per farlo. E ne ha parlato anche oggi in conferenza con Lucci e dice: questo è uno dei miei cruci, però oggettivamente cosa si può fare per risolverlo? Perché un allenatore può lavorare sul campo finché vuole, ma se i giocatori si scoraggiano al primo evento negativo, non serve più un allenatore, serve uno psichiatra. Quindi sicuramente c'è questo problema. E ogni partita lo aggrava, perché i risultati non arrivano, la SPAL è alla quarta sconfitta consecutiva, compresa la Coppa Italia, e tutte tranne la Coppa Italia con risultati di 1-0, quindi questo ci dice che è una squadra che ha grossi limiti intrinseci, ma poi sconta anche un deficit psicologico che le sta costando molto caro. 4 punti nelle ultime 5 partite, le 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3. Sì, veramente nessuno avrebbe pensato a una spalla in zona playout dopo 14 giornate. E secondo te basterebbe la scintilla, come anche questo ha parlato Colucci, no? Una prestazione, un risultato per ridare coraggio alla squadra, oppure pensi che ci siano problemi strutturali? Io credo proprio che dopo 14 giornate sia evidente che questa squadra ha questa potenzialità qui o poco sopra, nel senso che dopo i 2 risultati utili consecutivi che aveva fatto contro Sesti Levante e Torres, soprattutto col pareggio insomma in casa della capolista che era imbattuta se non ricordo fino a quel momento, diciamo che tutti quanti dicevano: beh, sai, hai costruito una serie positiva, adesso puoi andare a Rimini con grande fiducia. A Rimini la SPAL ha perso 1-0 su rigore, ma dal punto di vista del gioco è stata piallata, quindi questo dimostra che ha anche la fiducia che può derivare da un risultato positivo non è bastata, ha un effetto limitato e non può essere l'ingrediente esclusivo di una ripartenza. Evidentemente questa squadra ha dei problemi proprio dal punto di vista strutturale, e per correggerli bisognerà aspettare gennaio. Allora, proviamo a mettere giù una formazione 3-4-3, credo, no? Se conosco Colucci. Sì, diciamo che le indicazioni che sono uscite dalla conferenza stampa sembrano indicare l'intenzione di andare avanti su quel percorso lì, quindi non è facile imbroccare la formazione, perché dall'inizio della stagione, a prescindere dall'allenatore, non c'è mai stata una formazione uguale all'altra, cioè su 14 partite 14 formazioni. Cioè la SPAL non ha mai giocato con la stessa formazione della domenica precedente? No. No, non solo della domenica precedente, ma in assoluto. Diciamo formazione... domenica, ormai parliamo di domenica figurativa. No, ma proprio, cioè, non c'è mai stata una formazione che fosse uguale da giornata in giornata, quindi che poteva essere la terza e l'undicesima uguali. No, non ci sono mai state due formazioni uguali. Questa testimonianza anche insomma dell'instabilità del progetto. E quindi se devo provare ad azzardare, sì. Ma sicuramente con beneficio qualche... d'inventario, cioè sì, chiaramente esatto, con margine di errore, perché tra l'altro Colucci è uno che sorprende sempre, perché anche nelle ultime 2 partite insomma ha fatto scelte che completamente inaspettate. Se dovessi azzardare direi Alfonso in porta assolutamente, i 3 dietro potrebbero essere Bruscagin, Valentini e Bassoli, poi sulla linea di centrocampo Fiordaliso o Rao, dipende se vuole fare una scelta offensiva o difensiva.
Perché Rao è recuperato, vero? Bravo, recuperato, però è un attaccante che è stato dirottato in fascia. Dipende da come l'ha preparata Colucci. Mi viene da dire Fiordaliso in partenza con Carraro, con Lodel e Celia a completare il centrocampo, Celia in ballottaggio con Trippaldelli come al solito, e poi davanti sicuri Maestro Antenucci. E il terzo posto o è di Rao se non gioca sulla fascia destra, o potrebbe essere di Orfei. Orfei quindi vorrebbe giocare. Perché dunque Rao mi pare che avesse un problema, no? Viene da un infortunio o qualcosa del genere. Sì, ma ha giocato comunque anche a Carrara, quindi è recuperato. È recuperato. Quindi è una squadra che sta cercando il colpo d'ala e anche una situazione ambientale difficile che forse non aiuta perché immagino che i tifosi non sia, cioè che allo stadio non ci sia quel fervore o quel sostegno che siamo abituati a vedere quando siamo venuti a Ferrara. Beh, diciamo che la curva, intesa come organizzazione, ha specificato che la squadra verrà sostenuta sempre e comunque dal primo al 90esimo. Va da sé che la curva non rappresenta la totalità del pubblico, quindi quando c'è un passaggio sbagliato o qualche giocata, insomma, un po' negativa, si sentono brusii, fischi e tutto il resto. Di per sé il pubblico è sempre stato piuttosto benevolo, nel senso che durante le partite di sostegno non è mai mancato. È chiaro che alla fine, se perdi o fai una prestazione sotto gli standard, arrivano i fischi, arrivano le contestazioni. Ma questo è inevitabile, perché comunque in estate erano stati fatti tanti bei discorsi di ripartenza, di entusiasmo, di recupero di un prestigio che sta andando deteriorato sempre di più, e invece si sta andando nella direzione opposta, e quindi è inevitabile che ci C'è sia un po' di delusione, c'è delusione. È una delusione. delusione molto forte. E il problema è che questa delusione è stata trasmessa più volte ai giocatori. I giocatori di fatto non hanno fatto altro che allargare le braccia e dire: avete ragione, dobbiamo far meglio. Però poi questo non si traduce in risultati concreti. Certo. Alessandro, noi ti ringraziamo molto di essere stato con noi, al piacere di vederti e di salutarti domani allo stadio. Sarà un piacere, grazie a voi della chiacchierata e appunto buona partita a tutti. Grazie. E comunque ci sarà il gemellaggio, la festa del gemellaggio, questo sicuro. E penso che questo qualche tifoso in più, anche lato spalla, porterà allo stadio, no? Sì, penso di sì, lo accennavo anche prima, penso sarà l'unica cosa bella di cui possiamo star sicuri domani, poi tutto il resto È da dipenderà dal vedere. campo. Esatto. Benissimo. Grazie, grazie Alessandro. Buona serata, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Bene, lasciamo anche Ferrara con il collega Alessandro Orlandin che ci ha fatto un po' un quadro della situazione. Vediamo cosa riusciamo. Abbastanza efficace direi Sì, perché abbiamo tanto. capito che non tira una buona aria, insomma. No, alcune cose poi le avevamo già Sì, dette. dette mercoledì con il collega del Resto del Carlino. E quindi insomma. Si sta facendo un bel quadro della situazione. Giacomo, come dicevi tu, dice: domani in ogni caso, giornata di festa, al di là del risultato, ancora a Ferrara, nessuno Nessuno ci separa. ci si E va. questo Bene. è imprescindibile, no? Sì, mi pare una cosa Vediamo se sicuramente riusciamo positiva. a sentire qualche battuta di mister Colavito. Nicolavito, non vi spaventate qualche battuta. Penso di aver preparato la squadra di non cadere nel tranello perché noi non siamo nelle condizioni di cadere in nessun tranello perché qui si affronta una signora squadra, cioè se domani anziché esserci l'Ancona da calendario ci fosse stato il Cesena a Ferrara, gli avrei detto che il Cesena avrebbe avuto la partita da calendario la più difficile, una delle più difficili, perché comunque presentarsi in quel campo, in una situazione come quella che stanno attraversando il club e diciamo, i giocatori della Spal, una situazione non semplice di risultati. Quindi per noi è una partita da un tasso di difficoltà veramente esagerato. Però io penso che i miei ragazzi sanno dove si va domani e sanno chi incontrano domani. Quindi
massimo rispetto sia dei calciatori che del mister. Per me credo uno dei più preparati e del club della Spal. Parli di Colucci? Sì, sì, mister Colucci. E l'avete preparata come comunque una partita di attesa oppure? No, non è di attesa. Noi comunque diciamo così, stiamo mettendo in campo sempre più concetti, visto il fatto che comunque i ragazzi sono recettivi, comunque si stanno facendo sempre insieme più allenamenti, quindi si sta mettendo giù concetti importanti, sempre per migliorare, sempre per crescere, sempre per avere più certezze in campo, per cercare di soffrire di meno la domenica. Quindi domani faremo la partita che dobbiamo fare, mi auguro che aiutati dal pubblico riusciremo a portare un risultato utile a casa. Per voi, questo del cammino. Mister, buongiorno. Allora, intanto faccio un passo indietro. In questa settimana che cosa ti ha portato, che cosa ha portato nello spogliatoio la terza vittoria consecutiva in casa? No, le vittorie, come ho detto sempre, le vittorie sono, diciamo, un mantra, sono sempre ben accette, perché comunque si vive per quello, quindi alla fine la vittoria in sé per sé è un fattore sempre positivo. Il discorso che comunque ci stiamo allenando sempre più insieme, quindi vedo i ragazzi comunque presi dal lavoro e si sta migliorando. Poi comunque ogni partita ha il suo tasso di difficoltà. E noi allenarci dopo le vittorie è un aspetto molto ma molto positivo, anche perché abbiamo bisogno di fare più punti possibile immaginabili, perché comunque prima si riesce ad arrivare, diciamo, alla zona salvezza, e prima è meglio per tutti, per l'ambiente, per noi, per il club. E domenica abbiamo fatto i tre punti in un derby che non era scontato, quindi quello che avevo da dire l'ho detto nel post partita. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 2075 262 o 338 620 98 25. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile. Ehi!
proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso. Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario di Corsa di Corsa, ce l'abbiamo fatta, eh? Sì, grazie a Fabio Lucidi di essere con noi su appunto Biancorosso. Grazie Fabio. Ciao ragazzi, ben trovati. Grazie, grazie Fabio. Allora, qui insomma domani c'è SPAL Ancona, tu hai giocato ad Ancona, hai giocato 2 volte a Ferrara con la SPAL, periodi diversi, esperienze diverse. A Ferrara insomma è andata, no? Così così. A Ferrara, tanto l'ho detto spesso, lo ribadiamo, giusto? Sì. A Ferrara no, non è andata benissimo, però ho vinto una Coppa Italia e qualche soddisfazione me l'ha dato volta, però... Dei due anni, no, ho vinto pure il campionato, però mi stavo ascoltando, sai, il campionato, quindi dei 2 anni, 2 e mezzo, ne mettiamo uno buono, uno insieme. Dai, comunque, qualche problema fisico, per quello dicevo non è andata benissimo, no? Perché ti eri trascinato qualche problema fisico. L'umidità del Ferrara, se bisogna appunto praticamente far venire fuori come quello che tu sapevi di avere. Era triste, era proprio triste avere a che fare con tutti quei problemi. L'inverno e poi in primavera stava bene. Invece ad Ancona un'altra, una bella promozione, hai vinto il campionato sia ad Ancona che a Ferrara, due vittorie importanti, non è che si vincono tutti i giorni i campionati, ma quella di Ancona particolare perché nella finale col Savoia all'Olimpico, nel tuo Olimpico. Parliamo del campionato vinto, che è sempre il ricordo più bello, della carriera rimane il momento l'apice di tutto quello che ho fatto. Questo è un giorno importante, un giorno felice, insomma, non ce lo possiamo dimenticare. Però insomma poi ancora hai segnato con una certa continuità. Poi alla fine c'è stato un po' di alti e bassi, e come ci dicevi serviva un capro espiatorio, no? Ma sì, questa era una società che non si era capito neanche chi comandava, perché quando è andato via Teodati mi disse che ci lasciava tutti in mani sicure. Era tutto di questo, ma penso che buon angelo abbia detto una bugia, che sapeva che non andavamo in mano, e quindi nel tempo insomma abita dei proclami su qualche faccia del bronzo che figurava come pseudo presidente, era tutto un disastro, era veramente un disastro. E vabbè Fabio, domani c'è questa sfida. Tu insomma so che hai sempre contatti anche con qualche collega di Ferrara, che vi sentite, ecco, come la vedi insomma, che pensi, perché la SPAL sta attraversando questa crisi profonda, nessuno avrebbe pensato di trovarla in zona playout dopo 14 giornate di campionato, ancora che sta ripartendo con la Vitto. La cosa, la diagnosi tu l'hai fatta, quindi questa sarà partita secondo me più a rischio per l'Ancona, nel senso che la SPAL prima o poi una partita la indovina, perché viene veramente da un periodo tragico, i tifosi insomma sono anche un po' scocciati, no? L'Ancona invece ha vittorie col mister che è tornato e quindi moralmente stanno a 2000, partita pericolosa per l'Ancona secondo me. Sulla carta
sembrerebbe quasi scontata, ma non credo che sarà così. Bella torta. Qui sto parlando da sopra le parti, naturalmente. Sì. Sì. Non posso mai dare un pronostico, non me lo perdonerebbe nessuno. Però penso che sarà una partita aperta veramente a tutte e tre le risultati. Ci stanno sfumature psicologiche non indifferenti. Che contano molto, no, in queste situazioni. Assolutamente. Palla gioca in casa, insomma, è una piazza che veramente sta facendo una grossa fatica a sopportare tutto questo, che se ci pensi, questi stavano in Serie A 3 anni fa, sono venuti a Roma, non è che vengono da un periodo anonimo, questi stavano in Serie A, quindi così, secondo me troppo stanno alle piste. Certo, ritrovarsi in 3 anni in Serie C, insomma, è pesante. Ma del resto anche quando giocavi tu a Ferrara venivano in tanti allo stadio, no? Da sempre, insomma, la tifoseria alla spalla è stata una tifoseria numerosa e appassionata. Sì, è vero, però qui parliamo degli anni 90, che comunque lo sai che la spalla è ancora, ma in generale la provincia non somiglia, nel senso, quando le cose vanno bene lo stadio non fa fatica a riempirsi, no? Però ci stavano quei periodi in cui magari andavi un attimino meno bene e la gradinata si sputava rapidamente. Delle curve non parlo perché come sempre fanno eccezioni, però la provincia è umorale, ma in generale tutti i tifosi. Quindi ho visto il Mazza, l'ho visto pienissimo, veramente con 15.000 spettatori. Però l'ho visto anche poverello quando le cose non andavano. È normale. Fabio, invece ti faccio una domanda, all'attaccante. Ti sarebbe piaciuto giocare, l'ho chiesto anche prima Luca Cognini, in una squadra allenata da Colavitto? Allora, guarda, io quando parlo di Colavitto parlo a sensazione, ok? Nel senso che l'esperienza passata di Colavitto mi era piaciuta, anche se poi quando leggendo naturalmente i social, quindi i miei amici il collegamento è sempre i social, quindi leggo i rumori, li leggo là sopra, e io me lo ricordo che c'erano anche tante persone che erano contente quando il mister è andato via, quindi in quel momento è diventato simpatico, e quando è tornato ho pensato che potesse rappresentare un po' la due d'Ancona, giusto? No, lui non è di Ancona, però ormai ecco, questo è il terzo campionato e insomma, ha dimostrato, credo, anche di essere legato, no? Sì. A me mi è stato simpatico, quindi quando ho visto che è tornato ho pensato subito bene, infatti. Perché con lui gli attaccanti segnano. E allora magari avrei voluto migliorare pure io. Mi segnerei qualcosa anche da solo in questo periodo, non è che potrei permettermi di insegnarmelo da solo, ero un somaro all'epoca, quindi praticamente ignorantissimo. E che cosa? Estroso, non ignorante, dai, eri un estroso. Come attaccante, no? Poi quando stavo bene, insomma. Guarda, ci sono messaggi per te, ci sono messaggi dai tifosi, c'è Luca Torreggiani che dice: Fabio Lucidi, un grande giocatore che ha dimostrato grandi capacità anche come allenatore. E poi anche altri con saluti vari, Fabio Lucidi un grande, ha dimostrato attaccamento, Gianni Lucidi per l'Ancona, eri l'imperatore come Totti il pupone per la Roma. Fate molte proporzioni. Non ti tocchiamo la Roma, insomma. Però insomma sì, ecco, questa è un po' l'impronta che hai lasciato qui ad Ancona, perché anche le altre volte che ti abbiamo avuto arrivano sempre messaggi di affetto, insomma, comunque un bel ricordo di te. Questo credo che sia una cosa importante, no? È una cosa
veramente la cosa più importante, perché poi a distanza di tempo credo che i risultati vengono un po' affievoliti, no? Però ci si ricorda di quello che credo uno è riuscito a lasciare, anche come giocatore, ma insomma soprattutto come persona. Sotto quel punto di vista non è che non siamo confronti, qualche giocatore a volte giocava bene, a volte no, ma sicuramente io fino all'ultima giornata sono stato lì presente, anche quando non andavano bene, ci andava a onorare purtroppo anche la retrocessione, era un punto in generale, bisognava rimanere, no? Non si poteva scappare. Io penso sempre a questo, nel senso di questo. Quando c'è stata mettere la pace, non credo di averla mai tirata indietro, questa è l'unica cosa che mi ricordo. Bene. Insicurabile. Bene, Fabio, ti ringraziamo, tra l'altro sentiamo anche un po' lontano, però ti ringraziamo per la disponibilità, è stato un piacere averti, a presto, un abbraccio. Il piacere è sempre mio, abbraccio tutti, grazie mille, ciao. Ciao, ciao Fabio, buona serata. Bene, lasciamo anche l'ex biancorosso. Fabio era in macchina, insomma, sì, si sentiva che era in auto, abbiamo sentito anche la polizia che è partita in quel momento, e per chi ci ha guardato su Facebook sono andato a recuperare la figurina Panini. Sì, abbiamo visto, complimenti, perché credo che questa sia proprio dell'anno questa maglia, non vorrei sbagliarmi, vado a memoria, ma qualcuno potrebbe correggermi, mi pare la maglia dell'anno della promozione, lo sponsor tecnico, che mi pare quello, però potrei sbagliarmi. Era in buona compagnia, guarda. Sono passati ormai 26 anni, quindi insomma 25. Adesso vediamo se lo faccio vedere di qua, prima di levarlo, era in buona compagnia perché erano le figurine quelle doppie all'epoca, sì. Eccolo qua. Sì, con Martinetti. Tanto per dire. Vabbè, abbiamo fatto la Marcorda anche questa sera. Benissimo. Allora, siamo riusciti a farvi sentire. Non si è sbilanciato però sul pronostico. Siamo riusciti a farvi sentire due battute anche con il mister, anche se abbiamo avuto sti grossi problemi noi con i computer. Però, pensiamo che nonostante i problemi tecnici Stefano ci ha combattuto per tutta la puntata, ma... fra WhatsApp, aggiornamenti vari di Facebook, eccetera. Però, insomma, puntata ricca. Sono stati con noi Luca Cognini, autore dell'ultimo gol dell'Ancona al Mazza, poi Michele De Feudis, collaboratore tecnico di Colavitto, Fabio Lucidi, doppio ex. Abbiamo ascoltato un brano della conferenza stampa di Colavitto che si è tenuta questa mattina al Del Conero, e abbiamo anche ascoltato il collega Alessandro Orlandin, che ci ha dato le ultime da Ferrara. Credo che sia tutto, Stefano. Diamo appuntamento a domani pomeriggio, quindi meno di 24 ore per voi, perché stiamo parlando delle 16:15 come fischio d'inizio, quindi dalle 16 saremo ad aggiornarvi ovviamente su questa 15ª giornata che, se Dio vuole, insomma, questa sarà intera. Io seppur spalmata sarà ricordiamo intera. Però che ci sono tante partite da recuperare, anzi sì. Se metti la classifica faccio anche un rapido conto, perché ci sono partendo dall'alto praticamente sì, abbiamo Pescara che deve recuperare una partita, 1, 2, 3 con il Pontedera, la Lucchese, 4, Rimini, 5, Olbia, Entella. Credo che siano 4 le partite da recuperare, perché e la Juventus Juve 2 ne deve recuperare 2, solo lei. È l'unica che potrebbe sconvolgere, insomma, la zona play-out. Vai un attimo su. Per gli altri 7, no. Sì, 8. Sono 4 partite da recuperare, che insomma non sono poche. Benissimo. Grazie a tutti per averci seguito anche questa sera. Grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha ascoltato, a chi comunque ci segue costantemente. E noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo per darvi un servizio completo sull'Ancona. Grazie domani, soprattutto a Ferdinando Vicini. Grazie a te, Stefano, che hai combattuto con tutti questi problemi tecnici. Quindi domani, come sempre,
la diretta di Spal Ancona su queste frequenze, poi la settimana prossima ricomincia la striscia settimanale di Punto Biancorosso. Grazie a tutti, buona serata. Replica alle ore 13, finita la replica, grosso modo, e saremo già pronti per andare in onda con il collegamento da Ferrara. A domani. Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e primo. Punto Biancorosso. Biancorosso.